Amiche e amici blucerchiati, ciao, bentornati. Che sofferenza questa partita contro il Torino. Ci è già capitato, per usare un eufemismo, qualche volta di vedere la Sampdoria non esattamente bella, cattivante, spettacolare, spumeggiante, però tante volte l'abbiamo vista bruttina e anche poco impermeabile dietro. Stavolta almeno siamo riusciti a stringere le maglie, a non prendere gol. È la terza volta che capita in questo campionato a trovare 3 punti che ci danno la tranquillità fondamentale, perché cominciavano a girare brutti fantasmi, soprattutto tra di noi tifosi, che ne abbiamo viste di cose brutte negli anni scorsi, anche partendo da vantaggi in classifica più ampi. Quindi, vittoria 1-0, gol di Candreva nell'unica azione veramente di calcio molto bella, orchestrata da Quagliarella, Augello, Gabbiadini, assist bellissimo, e Candreva bravo a stoppare e battere Sirigu. 35 punti in classifica, più 13 sulla zona calda che è il Cagliari, quindi insomma c'è di che a respirare e godersi questi 3 punti. Partita brutta tra due squadre che hanno giocato abbastanza male, perché anche il Torino non ha fatto granché per meritarsi poi il pareggio e impegnare Audero. Iniziamo le pagelle proprio da Audero, a cui darei 6 perché parate non mi risulta abbia dovuto, fa dovuto farne. Uscite, ordinaria amministrazione, non mi è piaciuto. A un certo punto ha fatto un'uscita, è rimasto a metà, è tornato indietro, e non mi è piaciuto nel finale. Sono dettagli, sono piccole cose, però mi piace pesare anche queste. Nel finale, nel recupero, col Torino che attaccava, ha fatto un rovio tale quale a quello col Cagliari, dopo il quale avevamo preso il gol del 2-2. Chiaramente non era colpa sua, ma mi è tornata in mente quella frangente negativo. Difesa messa molto sotto pressione, soprattutto a destra, quindi ha sofferto Bartosz Berezinski. 5,5 secondo me, ci mette sempre l'impegno, però da quella parte Ansaldi è stato l'unico a crearci fastidi. Ovviamente è un giocatore che conosciamo, sappiamo che può crossare col destro e col sinistro, quindi è sempre molto difficile andarlo a gestire e controllare difensivamente nell'uno contro uno. Berezinski comunque è riuscito a non affondare totalmente. È anche vero che troppe volte i nostri giocatori sono caduti nelle finte saltandogli proprio davanti, soprattutto Candreva e Yankto in una circostanza. Comunque, difesa che per il resto ha fatto una bella figura. Mi è piaciuto molto Lorenzo Tonelli, che ha alla fine direi vinto l'uno contro uno, il duello costante con il Gallo Belotti. Poi è dovuto uscire perché ha battuto la testa per terra, proprio in un contrasto, in una fuga a inseguire Belotti. Però insomma, partita di spessore di Tonelli, a cui do 6,5. È entrato al suo posto Yoshida, che invece ha avuto un po' di difficoltà a calarsi nel clima della partita. Evidentemente doveva prendersi il giocatore avversario più pericoloso. Ha sbagliato di calcolare un lancio che arrivava dalla difesa del Torino in modo abbastanza banale, facendosi proprio scavalcare dal pallone. Poi è stato graziato dalla chiamata di fuorigioco di Zaza. Ha fatto un figurone anche Omar Colley, 6,5, sempre ruvido e abbastanza basico nei rinvii, però in marcatura e nell'allontanare, nel contrastare le offensive, le tante palle che il Torino ha buttato dentro l'area, è stato molto efficace, soprattutto nel respingere di testa un colpo di testa di Belotti che sembrava abbastanza colpo sicuro. Lì Colley si era fatto scavalcare dal cross, ma è stato bravo a restare su Belotti e respingere l'occasione, forse la principale del Torino, insieme a quella in cui c'era Gojak nel primo tempo, anticipato da Belotti. Bella partita anche di Tommy Augello, che all'andata, se ricordate, aveva sofferto molto Singo, e invece questa volta difensivamente ha retto, e poi con la sua sgroppata in avanti ad anticipare Lianco ha messo le insomma, ha preparato le premesse per il gol decisivo della partita di Candreva. Candreva, con cui iniziamo il centrocampo, ci siamo schierati con un 4-4-2 classico, anche se il centrocampo era messo un po' storto apposta, nel senso che Torsby era tendenzialmente spesso largo a destra, Ekdal faceva il perno davanti alla difesa, e Yankto quando attaccavamo stava largo, quando difendevamo stava più stretto. Quindi Candreva ha fatto la giocata decisiva della partita, il gol. Per il resto in attacco l'abbiamo visto pochino, perché la Sampdoria il pallone l'ha tenuto praticamente mai, e se non altro
Si è impegnato nella fase difensiva, un paio di volte è riuscito a chiudere Ansaldi e alla fine è uscito per una pallonata, se non sbaglio, colpita, anzi no, insomma, per dei problemi fisici, speriamo niente di grave ovviamente, è uscito nel secondo tempo. 6 per Candreva, 6 per Ekdal, che mi è piaciuto nel lavoro davanti alla difesa, ha pulito i palloni, ne ha persi un paio abbastanza gravi, non da lui, però alla fine la sua prestazione è sufficiente, così come è inevitabilmente sufficiente da 6 anche quella di Torsby, che è stato il nostro unico schema in tutta la partita con le palle alte che gli arrivavano da Udero, tanti contrasti, insomma qualche pallone l'ha anche pulito senza fare cose memorabili dal punto di vista tecnico. Salvo anche Jakub Jankto con un 6, nel primo tempo è stato bravo a fare binario con Augello da quella parte, a uscire nel pressing, ha vinto lui, secondo me, lo scontro con Vojvoda che giocava largo a destra nella squadra di Nicola. Mi è piaciuto molto Fabio Quagliarella, 6 e mezzo perché ha partecipato all'azione del gol, ha lavorato bene i pochi palloni che gli sono arrivati puliti dalla difesa, ingaggiando questo bel duello tutto napoletano con Armando Izzo. È entrato poi Damsgaard, a cui non diamo voto perché non ha avuto modo di mettersi in mostra pochi minuti e pochissimi palloni giocati. Titolare è partito Gabbiadini, 6 sufficienza anche per lui, assist da giocatore vero, da giocatore con visione di calcio, di gioco, di campo, perché sapeva già di trovare lì Candreva. Tra l'altro è stato bravo Candreva a non finire fuori gioco sul tocco di prima di Gabbiadini. E per il resto Gabbiadini si è speso praticamente tutta la partita nel marcare a uomo Mandragora, che era il regista della squadra di Nicola. È entrato anche Keita, alla fine io darei 6 anche a lui, perché ho la percezione che siamo passati un po' troppo rapidamente dal considerarlo, secondo me ha ragione, un giocatore fondamentale per questa squadra e quello qualitativamente con più potenziale, a delusione. Ha avuto delle battute a vuoto, così come tutta la squadra, male nel derby, male nelle altre partite in cui è entrato, però anche oggi, insomma, l'azione in cui si sgambetta con Quagliarella è abbastanza emblematica, nel momento un po' confuso, della Sampdoria. Dopodiché, insomma, si è dato da fare, ha provato a difendere i palloni, ha avuto la colpa di non segnare il 2-0 nell'occasione che si è creato, però ha fatto ammonire Lianco, quindi io ci andrei piano con le sentenze su Keita Balde. Tra i subentrati anche Alex Ferrari, che si è messo in trincea nel finale in cui il Torino continuava a buttare palloni verso la nostra area di rigore, anche lui qualche sfida col Gallo Belotti. Direi che il suo, quello che doveva fare l'ha fatto, una partita in linea con il resto della squadra. 6 anche per Alex Ferrari. Direi che in linea con tutta la squadra si merita un 6 anche Claudio Ranieri, perché il risultato era la cosa fondamentale di questa partita. C'era poco da scherzare perché si sarebbe data nuova linfa al Torino, anche un pareggio non l'avremmo buttato via. Vincere dà una bella spinta a noi e anche una spallatina al Torino, e gli rende un po' più ardua la lotta salvezza. Io sono contento. Sofferenza, però alla fine il risultato oggi era la cosa che contava di più. Aspetto i vostri commenti qui sotto, iscrivetevi sui nostri canali Instagram, Twitch, questo su YouTube se non l'avete ancora fatto. Che cosa aspettate? L'importante è che io vi saluti alla fine con un bel ciao!